Ah, guarda quanta gente! Sono letteralmente dovunque. Non è che mi sono andato tutto in bagno, vero? No, 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 signore! Signore, faccia attenzione! C'è uno stracocchio di ingorgo, ma porca la miseria! Allora! Sì, lo so, ce l'ho lungo e schizza un sacco di acqua. Oh mio Dio, è tornato Elon! Oggi col 40% di rughe facciali in più. Va, che talpate! Ma cos'è? Oh, proprio oggi c'hanno i piedi super sterci! Non sei Michael Jackson! Questo fa il moonwalking laterale. Aio! Me l'hai rifornita quella barca? Aspetta! Io do una spicciata. Sì, si spiccia. No, 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 stavo spicciando, non stavo spicciando. Scusi, signora. Oh, no, 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 no. Ho la vaga impressione che quella sia la barca dei festaioli. Ma io sto ancora preparando l'episodio. Sono in partita da un'ora e mezza che sto cercando di completare quante più sfide possibile. E i festaioli mi arrivano adesso, sì. Sì, è chiaramente la loro barca. Salve a tutti, io sono DonGamer e bentornati su Gas Station Simulator. Arrivederci, Cicoso. Oggi col 39,8% in più di porchi del telone. No, vi giuro, non pensavo che il DLC sarebbe stato ancora più complicato del gioco principale. Oh mio Dio, cosa è successo qua dentro? Che avete combinato, razza di bestie di Satana? È pieno zeppo di schifo dovunque. No, no, non mi completare obiettivi secondari. Fidatevi che appena arriveranno i festaioli ridurranno questo posto in condizioni nettamente peggiori. Ecco perché sentivo gente che si lamentava dello sporco. Vabbè, questi sono i nostri bidoni, ma che schifo. Ok, vediamo almeno di svuotarli. Raccattiamo anche tutta la monnezza da terra. Proprio qua della cassa la gente si mette a buttare a terra i peggio schifi. Anche questo in condizioni pietose. Perché c'è un pesce a terra, non me ne frega di ciuciu manciu. Come si è messo? 48%. Beh, va benissimo così. Ok, ancora non sento la musica dei festaioli. Pertanto dovrei essere abbastanza a posto. Ok, restano un paio di talpate sul terreno di qui. Oh, ok, questo posto è decisamente messo molto meglio. Oh, oh, sento la musica dei festaioli. Stanno arrivando, gli stand non sono pronti. Ok, almeno il negozio è pulito. Datemi mezzo secondo perché devo fare un paio di... Sì, sì, eccoli qua che aumentano. Di modifiche, veloce, veloce, potenziamenti. Un attimo. Sì, sì, senti la musica come pompa nelle casse. Allora, dovevo comprare una seconda pompa di benzina per la modica cifra di $500. Come ho detto, altrimenti quelle coppie di challenge non le completeremo in nessun universo parallelo. Non riesco neanche a sentire la mia stessa voce con tutto sto casino. Aspetta, ci servono decisamente molti ma molti più scaffali. Gioco! Grazie, non volevi spawnarmi lo scaffale degli alcolici? Quei pazzi ubriachi stanno per arrivare. Ok, tu posiziona tutto, posiziona tutto. Oh, no, non volevo la birretta. Sento la musica ma non li vedo. Dove voi sono finiti? Ok, sono ancora laggiù. Abbiamo ancora del tempo prima che la situazione degeneri completamente. Senti come pompa nelle casse, qualcosa di assurdo. Abbiamo dei cappelli da mettere, sì, abbiamo... Senti, tu metti quello che c'è, tanti saluti. Abbiamo un po' di giornali, parole crociate, incrociate, parole a crocette e tutto quello che volete incrociare voi altri. Aspetta che non è finito. Avevo anche comprato lo stand per i giocattoli e tutte cose, lo stand dei pasticcini, ma non ho ancora comprato i pasticcini stessi. Aio, mi spawni lo stand. No, non volevo... Porca la miseria. Dicevo, non volevo metterlo lì, grazie coso. Quindi mettimi 5 di più o meno tutti. Ottimo. Mettine altri 5 qui e 5 qua. Ciuccia qui e ciuccia là. Perfetto. Questo qua è stato rifornito completamente. Come siamo messi a snack? Ci servono molti più snack. Tanti più snack. Ok, sono partiti i ragazzi del turno di giorno, per fortuna. Altrimenti qua non ne usciamo vivi. Il resto degli snack piazzali da quest'altra parte. Ok, c'è praticamente di tutto. No, ci serve molto ma molto più tabagismo, Lon. Il tabagismo è importante. Ah, guarda quanta gente. Sono letteralmente dovunque. Non è che mi sono andato tutto in bagno, vero? Oh, porca la miseria, dovevo potenziare i bagni. Autolavaggio, arrivo. Pressione dell'acqua bassa. Ma porca la miseria. No, davvero, ragazzi, sto gioco mi sta portando... mi sono bloccato male. Dicevo, mi sta portando allo sfinimento testicolare. Che voi non ci avete idea. È complicato, è complesso, è bastardo. C'è Ciuciu Manciu che dall'alto mi guarda e mi giudica. E che stracocchio. Nessuna attrezzatura, non legge immersioni. Guardi, sono proprio in parte, non è un problema? Ogni tanto mi muore la gente. Un casino di proporzioni bibliche. Ah, quindi adesso che lo abbiamo potenziato possiamo servire, sì, due clienti nello stesso momento. Oddio, quanto è alta questa cocchia di musica. La sopporto più. Ok, ditemi che adesso posso pompare. Sì, ok, abbiamo ripigliato un po' di pressione. Anzi, in verità dovrei potenziare anche la pompa dell'autolavaggio, perché ci vuole decisamente troppo tempo.
Ed è un lavoro che allo stato attuale non abbiamo delegato. Devo ancora sbloccare tutti i potenziamenti da quando abbiamo raggiunto il nuovo livello del negozio. Ah, ok, altri 150 dollari guadagnati. No, siamo pieni zeppi di denaro. Pompa, pompa nelle casse, bravo coso. Perché devo essere vestiti da imbecilli? Vabbè, non ci è dato sapere. Devo anche finire di tinteggiare l'esterno. Come va qua dentro? Oh mio Dio, è stata a magnaia, beve di tutto. Scusi, questa monnezza è mia. Porti pazienza, è stata una giornata difficile, come ho detto. Ok, ignoriamo completamente questi pazzi che sono all'interno del mio negozio e concentriamoci, come dicevo, sui potenziamenti. Per adesso siamo a livello 5, ho scoperto che possiamo arrivare a livello 9, gente. Quindi siamo virtualmente a metà. Allora, potenziami assolutissimamente quel cocchio di autolavaggio che aumenta la durabilità della pompa per la modica cifra di 1000 dollari. C'ho ancora l'insegna un pochettino buggata, dopo i casini con Ciuciumanciu lo scorso episodio. Oh, così anche Ciuciumanciu la smette di rompermi le balle. E ragazzi, mi servono altri dipendenti, quindi spendiamo 600 dollari per comprare la quarta casa. Io non so come queste strutture restino in piedi e come la gente non si sia presa al tetano, ma vabbè, dettagli. Allora, dobbiamo assumere. Samuel c'era anche nel primo gioco, ora che ci penso bene. Però la signorina Charlotte ha delle competenze nettamente migliori, quindi assumiamo lei e le assegniamo il turno di notte assieme alla Nina, la Pinta e la Santa Maria. Allora, il suo compito principale sarà di fare il carburante, perfetto, mentre la Nina mi gestisce la cassa. E anche quello di, casomai, riparare le auto. La Nina, invece, casomai, rifornisce le barche. Perché questo ragionamento? Perché ci mette poco andare da qui a laggiù. Mentre invece... hai fatto tu coso? Bravo, perfetto. Oh no, sta arrivando lo squalo, solo che c'è la musica, non la sento. Oh miseria, da quant'è che c'era lo squalo? Porco canaglia, aspetta. Non ti mangiare i miei clienti cortesemente, che Ciuciumanciu poi si incazza. Dov'è, eccolo laggiù, aspetta che atterro. No, signore, faccia attenzione. Si sposti col windsurf. Ok, l'ho preso, aspetta. Oh, sta puntando il tizio, sta chiaramente puntando il tizio. Aspetta, tira più in alto l'onino. Ok, colpito di nuovo, vai così. Aspetta, devo sparare un po' più avanti. Caccia la miseria, quello si pappa il cliente. No, forse l'ho fatto fuggire, credo che si stia allontanando. Perché vedo che la pinna è sempre più distante. No, ho cantato vittoria troppo presto. Sta ritornando indietro, bastardo. Ok, ora lo abbiamo abbattuto. Allora, i festaioli, quando è che se ne vanno? Non li sopporto più. Allora, vediamo di ritornare indietro. Nessuna attrezzatura al noleggio windsurf. Arrivo. Lon, cosa hai fatto ieri sera? Sono impazzito. Tanto per cambiare. Ma vabbè, dettagli, quanti ne abbiamo ancora? 18, ma ne possiamo mettere solo 4. Possiamo potenziare il windsurf? Scusate, così non devo venire qua. Vabbè, è una mia impressione sulla scritta del windsurf. C'è tipo la smozzicata dello squalo. Non promette bene, lo dicevo io, ragazzi, non promette bene. Oh no, ho la vaga impressione che quando abbiamo potenziato l'autolavaggio inavvertitamente si sia anche disattivato l'autolavaggio stesso. Quanto ha ragione? No? Perché? Perché non ci sono clienti? Cosa sta accadendo? La stazione di servizio è praticamente vuota. Oh no, un ingorgo. Ci sarà sicuramente un ingorgo da qualche parte. Che vi dicevo? C'è uno stracocchio di ingorgo, ma porca la miseria. Allora, non mi potete ingorgare così la strada? Oh, un attimo, signora, no, che poi peggioriamo la situazione. Ma dai, ma guarda quanto tempo e denaro persi. Sento la musica che diminuisce. Sì, vedo i festaioli laggiù che se ne vanno finalmente. Oh, vi giuro, non li sopportavo più. In che condizioni è il negozio? E insomma, diciamo che prima dei festaioli se la passava meglio. Però vi faccio notare le immane quantità, non di monnezza, ma le immane quantità di denaro che abbiamo guadagnato nel frattempo. Ok, è ritornata improvvisamente la calma, la pace, la tranquillità e anche i pesci nel negozio. Ciuciumanciu, guarda che bravo che sono che butti i pesci in mare. Non ho visto il punticino che scendeva. Ah beh, dai, era un metro dal mare, anzi 10 centimetri dal mare. Ancora non è in mare per lui, aspetta. Così abbastanza in mare? Oh, Ciuciumanciu prova a rompi palle. Adesso mi fa strano che è tipo tutto super mega silenzioso, ma facciamo finta di nulla che è meglio. Come siamo messi da alcolici? Me li hanno bevuti tutti, si sono fumati un bel po' di roba. Mi sa che mi hanno tipo svuotato il magazzino. Non ci sono più gelati, aspetta. Devo anche comprare altri frigoriferi per i gelati, appena possibile. Tech. Ah, posto, frigorifero pieno. Ok, dopo controllo in che stato è il magazzino.
Ritornando a noi, dobbiamo continuare a potenziare il tutto, quindi surf di livello 2, perfetto, più uno slot di equipaggiamento e più 4 slot di archiviazione. Quindi ora due clienti, ah vedete che si è espanso dietro? Potranno andare a noleggiare la nostra attrezzatura nello stesso momento. Ciuciu Manciu, sei contenta? Non è che devo sacrificare altre noci di cocco, che poi che cazzo gli avrà mai fatto il cocco a lui? Ma vabbè, dettagli. Oh, finalmente abbiamo un nuovo cliente all'autolavaggio. Perfetto, doppia pompa, vorrà dire che completeremo la challenge delle auto rifornite più rapidamente. Quindi vuol dire che adesso abbiamo più pressione? Oddio, non è che io noti una grande differenza? Vi dico io qual è la differenza, probabilmente. La pompa si bloccherà con minore frequenza, cioè ci sarà molta più monnezza che potrà accumulare nel frattempo. Sì, lo so, è un lavoro di merda, ma cosa devo farci, ciccio? Mi arrivi qua con l'auto tutta sporca? E che stracocchio, e poi mi paghi $150 perché non c'è voglia di farlo te. Va che non è difficile, prendi la manichetta e fai spruz spruz e via. Rincoglioni, lasciamo stare che è meglio. Non è che tu abbia ripulito più di tanto, in effetti. Speravo che la barretta fosse aumentata considerevolmente. Ok, datemi un secondo perché purtroppo non c'è più il nostro amichevole coccodrillo, come avete visto. No, ammetto, ne sento la mancanza. Era molto... Una volta c'era anche un interruttore. Forse dobbiamo potenziare la struttura. Non lo so nemmeno io. Se poi scopro che c'era un interruttore qua, mi incocchio, ma proprio una cifra. Non è che è tipo nascosto da qualche parte. Oh mio Dio. Ma sta roba finisce in acqua? Ma per davvero? Io non capisco dove siano finiti i nostri dipendenti. C'è gente che aspetta. Oh mio Dio. Abbiamo già consumato così tutto il carburante. Non la finiamo più. Allora, ci restano $6200, quindi vediamo di spenderli mucho ma mucho schifo. Mucho ma mucho rapidamente, disse il telone, prima di notare che c'erano le scorie radioattive tipo dovunque. Allora, cos'altro possiamo vedere di potenziare? Qualcosa che ci semplifichi la vita, che non sarebbe male. Oh, aumenterei la capienza del magazzino di più 400 per le merci e più 300 per il carburante. Sì, non si vede nulla perché siamo di sera, però sì, l'abbiamo potenziato di un cifrone incredibile. E Ciuciu Manciu è contento, sbuffa e tutte cose. Se ho visto bene, possiamo anche potenziare il bagno al terzo livello. Servizi igienici aggiuntivi. Sì, ma fa sempre schifo al cocchio. Dobbiamo migliorarne l'estetica. Ti prendi il super tetano. Ok, quindi la rabbia di Ciuciu Manciu dovrebbe essere tipo scesa a zero. A 7, no? Perché comunque perennemente incazzato a prescindere. Zio Billy, cos'altro vuoi dalla vita? Mi sto prendendo cura del luogo, del turismo, del commercio. Sto anche pagando le tasse. No, non è vero, quella è una palla. Ma insomma ci siamo capiti. Ottimo, nel frattempo è iniziato il turno di sera. Visto che abbiamo il nuovo dipendente, in teoria io mi dovrò solo occupare dell'autolavaggio. Devo lavare ancora 10 auto? Beh, escludendo questa altre 9. Però mi sembra che abbia un ciccinino un po' più di pressione, eh? Sì, lo so, ce l'ho lungo e schizza un sacco di acqua. Ma non lo andare a dire in giro, che sennò poi mi arrivano tante signorine tutte allupate. Dopo te lo faccio toccare se mi dai $20 in più. Ma non andare a dirlo in giro, sennò poi il mio commercialista mi fa emettere fattura. Anche in quel caso mi sarei comporato le balle. A posto. Perfetto, le due pompe di benzina sono completamente operative. Aspettate che do una mano in modo tale che così possiamo velocizzare le operazioni. Aspetta che lo scorso episodio, quando ho cambiato le pareti, mi si sono staccate tutti gli elementi estetici. Quindi la scritta open, ale, me la rimetti qua. E tanto che c'ero, ho anche comprato, così per simpatia, un po' di elementi estetici come il super mega pesciolone. Dove lo mettiamo? Sopra la porta qui, perfetto. Che se accidentalmente cade, piglia in pieno un cliente. Poi abbiamo l'insegna della birretta chiffon qua dietro la cassa. Che è piccolina, queste insegne sono fatte per stare o sopra le porte. No, beh, lì sparisce completamente. Toh, piazzala qua in parte allo stand delle birrette. Per metà è coperta, ma ragazzi, non so nemmeno io cosa farci. Almeno aumenta il feng shui di questo posto. Oh, maronne! Quanto non è brutto sto gufo. Aspetta, questo lo possiamo tranquillamente mettere sopra la po. Ma è super minaccioso. E abbiamo anche una pianta gigantesca. Ah, senti, mettila in parte all'entrata. Tipo qua. Bella, bella. Cioè, rompo un po' i maroni quando passi per cercare di uscire. Ho preso anche un'altra. Costano $100 l'una. Magari questa la mettiamo tipo qui della cassa. Gioco dice no perché dà fastidio al feng shui dei dipendenti. Senti, mettila allora qua in angolino. Guarda, si vede comunque la scrittina. Sì, perché c'era bisogno di altre palme, eh? In codesto luogo se ne sentiva proprio la mancanza. Possiamo fare qualcosa per quell'insegna? Mi sta venendo a me un attacco epilettico e non soffro di epilessia. Mi sta venendo un attacco alle balle, che lasciamo stare che è meglio. Ok, almeno Ciuciu Manciu
E calmino. Appena l'ho detto la barretta è salita. Ma vabbè, è che mi sente il testa di minchia e ama darmi torto. Oh mio Dio, è tornato Elon! Oggi col 40% di rughe facciali in più. Incredibile, ma vero. Elon, sei venuto in vacanza qua? Vuoi che ti spedisco nello spazio, ciccio? Scusa, ma te non mi viaggiavi con la Tesla? Cazzo, so che hai perso un po' di soldi, ma insomma, vabbè, dopo che ha toccato lui Twitter, le azioni sono crollate. Anzi, scusate, ICS. Oddio, si può ancora espandere sto gabinetto? No, è letteralmente un cesso, è una latrina. È uno schifo. No, è altresì vero che con tutto questo denaro... arriva la dipendente prima o poi, io non mi metto a farti i lavori. Dicevo, con tutto sto denaro possiamo forse sbloccare... qualche altro interessante elemento estetico che non sia un pugno nell'occhio magari. Vabbè, senti, mettimi un po' di statue in entrata. No, dietro no, mi sembra un numero eccessivo. Il villaggio tribale ci costa 1000. Vabbè, ma cos'è? Attira, non lo so, l'attenzione del pubblico? Arriverà più gente? Ah, è anche modulare, così ne puoi mettere più di uno. Che bella notizia. No, le cascate $3500. Sono un po' fuori dal mio budget, porti pazienza. Possiamo mettere altri sciamani intagliatori. Va bene, che tanto alla gente piaccio ste cagate. Ok, piazzali pure laggiù. E questa l'abbiamo completata. No, l'altra statua di Ciuciumanciu no, ha rotto le palle. Ah già, 3.500 per il granchio super gigante. E poi c'erano i reliti. No, abbiamo già abbellito il luogo. Scusi, che c'è monnezza dovunque in sto posto. La donna delle pulizie mi sentirà? Che poi sono io, ma insomma ci siamo capiti. Signora, non per dire, però quando le lavano l'auto dovrebbe tirar su la capote. Cioè, se vuole gliela lavo anche dentro, lavo anche lei dentro, fuori, in mezzo, non ci sono problemi? Fintanto che mi paghi, il telone farà di tutto, più o meno. Scusate, ma qua all'officina come siamo messi? Perché avevo comprato tutto, l'avete già finito? Beh, questi no, avevo comprato anche l'olio, aspetta che vediamo se ce n'è altro. Tac, perfetto. E... ok, le gomme sono completamente... tua nonna, quella longobarda, ma vabbè, dettagli. Dicevo, abbiamo... spavento, non mi aspettavo di trovare un'auto. Dicevo, dobbiamo togliere tutto sto schifo di monnezza. Prima o poi arriverà il nostro nuovo dipendente. Non mi ricordo nemmeno chi fosse. Allora, se mi date 5 secondi, io devo ordinare ma proprio uno sfacello di merce. A carburante come stiamo messi? Orcaccia la miseriaccia. E il prezzo non è neanche così. Ma... no, il prezzo è salito un sacco. Di solito lo compro a... guarda che alto, quando sta a 1,9, 1,8. E questo è il prezzo standard mio. Fatto sta che dobbiamo comprare gli orsacchio. E costano tutti un botto. Vabbè, senti, Lonino, bisogna investire del denaro per guadagnare. Poi abbiamo i dolci, che erano notoriamente scaduti. Mi domando se abbiano sistemato lo stand, perché ai tempi d'oro era fatto veramente a merda. E poi abbiamo i giocattoli che... e vabbè, ma guarda qua che prezzi di M. Senti, prendimi solo quelli verdi. Apriamo anche un po' di cappelli. Quelli da poliziotto, l'elmo vichingo. L'elmo vichingo quello serio. Il cappello birra. Questi vanno decisamente a ruba. Ecco qua. Cioè abbiamo quasi $1000 di porca la miseriaccia, oh. Allora, dove mettiamo i nuovi prodotti in attesa che arrivi la barca? Vediamo di decidere la loro location. Intanto continuo a piazzare occhiali. Che voglio dire, se li compri sei messo veramente tanto male. Dicevo per dire, guarda caso, è arrivato Capitan Furbizia. Allora, Scaffalos. Abbiamo lo Scaffalos dei giochi grandi. Io ci clicco, ma porca la mia... aio! Clicco, bravo! Dopo 826 volte che ho cliccato, che stracocchio. O mettiamo degli stand un po' più centrali. Centrali nei limiti del possibile, ragazzi, perché è un'impresa abbastanza titanica. Ok, uno stand lì. Stavo premendo i tasti dell'ONAD. Assolutamente sì. Non chiedetemi perché la memoria muscolare mettendo gli stand si è attivata, anche se non ci giochiamo da un bel po'. Oh, ragazzi, sto aspettando che lo aggiorni, no? E stand numero 2 da quest'altra parte. Yay! Vabbè, ma sono stortissimi. Sembravano decisamente molto, molto più dritti prima. Ok, sono un cicinino più dritti di prima. Mi ho preso un colpo per un secondo. Poi abbiamo lo stand dei dolci. Dove mettiamo... devo spostare sto bidone, ma per farlo... non chiedetemi perché, ma dobbiamo chiudere il negozio. Allora, stand dei dolci. Li metterei qua vicino all'entrata, così induciamo subito in tentazione i nostri clienti. Sto stand dei giornali lo possiamo tipo mettere... oh, guarda, c'è abbastanza spazio per metterlo qua in angolino. Anche se copre una finestra, non è un problema perché... no, non la copre, non la copre, dicevo, non copre nulla. Ma anche fosse non è un problema per il semplice fatto che è tipo mezzo vuoto, quindi chi se ne frega. Posto? Diciamo a posto, ok.
Ah già, le pastine dobbiamo ovviamente ancora recuperarle dal magazzino. Ok, non mi dispiace. Come ho detto, la finestra non viene bloccata più di tanto. E vabbè, allora andiamo a recuperare intanto la mercanzia. Ah, eccolo laggiù, il villaggio che abbiamo appena craftato. Cioè, io l'ho comprato. Di certo non mi mettevo lì a costruirlo stile prodotto dell'IKEA. Mi sembra un attimino eccessivo. Sfruttiamo la manovalanza locale praticamente. Come siamo messi con le challenge? Ne abbiamo completate già parecchie, figlioli, eh. Manca tendenzialmente la mia delle macchine lavate, perché mi dimentico sempre. Però sì, ad auto e barche rifornite non siamo messi male. Gioco, porta un po' di pazienza, perché non sono ancora riuscito a sbloccare tutti i vari potenziamenti, come avete visto. In questo cocchio di gioco ci sono troppe robe da fare. Perché c'è così tanta luce qua? Abbiamo ste luci al neon che ti sciolgono le corne. Signora, buongiorno. Vuole toccare... No, non faccia complimenti, eh. Ah, ho capito, a lei piaceva solo guardare. E vabbè, sempre amore. Allora, se mi date 10 secondi... Oh, sta arrivando un sacco di gente. I parcheggi sono completamente pieni. Il signore deve essere rifornito. Guardi, glielo metto dentro io. Siamo giuissimamente giù di carburante. Lo devo comprare. Gente, lo devo comprare. Però aspettate, aspettate che ora che ho rifornito gli stand... Ah, per adesso di giocattoli ne abbiamo pochi. Ho messo lo stand sbagliato. Era l'altro stand che aveva proprio uno sfacelo di giocattoli. Per il resto facciamo 5... di ognuno di sti cocchio di dolci. Tac e tac. Non ci sta più nulla. Ve l'ho detto, sto stand è una truffa veramente incredibile. Senti, metti un po' più di... Signora, mi ha fatto cagare in mano. E appena rifornito è arrivata lei e ha preso tipo... Quanta roba ha preso? Ma stia scherzando. Ok, diciamo che ne servirebbe un altro. Non dimentichiamoci di mettere tutti i cappelli che abbiamo appena comprato e pagati anche una cifra esorbitante. A sto punto, visto che qua abbiamo una parete libera, vediamo di piazzare l'ultimo degli scaffali. No, non voglio eliminarlo, voglio piazzarlo, gioco. Ce ne stanno due. Aia, ho un brutto presentimento. Ne riusciamo a mettere uno orizzontale? Un'ora e mezza per ruotare i stand, gioco. Date una regolata. Senti, allora, piazzalo lì in angolino. Per adesso metti quei quattro pupazzetti che abbiamo. E... vabbè, non ce ne servono 80.000. Non penso che la gente venga qua ad acquistare pupazzetti tutto lo stracocchio di giorno. Va che talpate! Ma cos'è? Oh, proprio oggi c'hanno i piedi super sterci. Cioè, negli scorsi episodi mi ero detto... Ah, guarda, non sporcano quasi più una ciola di niente i clienti. In sta puntata, giustamente, mi dovevano punire. E che stracocchio. Ok, c'erano un po' di talpate anche qua giù. È che non ho più visto Riccarduccio. Se ricompare Riccarduccio, gli do il suo caro buon vecchio posto di lavoro. Tanto lavorava de merda Riccarduccio. Questa è stata la Nina, ve lo dico io, che sporcacciona. Ecco qua, monnezza piena di nuovo. Allora, cos'altro dovevamo sbloccare? Officina di livello 3? Per davvero? Sostituzione della batteria. Sì, ma così vuol dire che la devo comprare. Vabbè, a tu intanto potenzia l'officina. Così pure le batterie. Alle batterie. Ho capito, Ciumanciu, sei contento? Sono contento per te, tutte cose. Il carburante l'ho ordinato, Lonino. Ti sei dimenticato di ordinare il carburante? Fai 400 litri. Perfetto. Ok, le batterie sono anche a buon prezzo. Ho capito che non c'è carburante, adesso arriva. Quindi ordinamene una decina, un po' più di olio per motore. Ci mancano tutti gli pneumatici. Io non so neanche come stiamo facendo a riparare le auto dei clienti, voglio essere onesto con voi. Quanto sto per spendere? 1000. Lascia stare, Lonino. Lascia stare. No, 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 1500 sono troppi. Compra un po' meno pneumatici. E questi ce ne erano veramente un sacco. Facciamo... ridimensioniamo un pochettino l'ordine, perché io voglio bene i miei clienti, ma qua stiamo esagerando. E le scorie radioattive. Un attimo. Ok, prima che la gente arriva lì con la puzza sotto il naso nel vero senso della parola. Lonino, non sei il più furbo del circondario. C'è carenza di carburante e tu cosa ti metti a fare? A lavare le auto dei clienti. Vabbè, è appena arrivato il furgone del carburante. Arrivo. Impossibile raggiungere qualcosa. Perché mi dovete rompere le palle? Cosa voi avete combinato stavolta? Ok, stanno arrivando anche quelli delle consegne Bartolone. Salve, caro. Ribadisco che la puoi girare anche da solo la manovella. Non gli ho ordinato troppo carburante, quindi si leverà dalle balle molto ma molto in fretta. Come va? Tutto bene? Ho provato a rompergli le balle ma non ha funzionato. Ah, adesso ho visto, abbiamo un tanicozzo qua dietro, un serbatoio. Ah, probabilmente si è espanso mano a mano che abbiamo ampliato il magazzino stesso. Ma il telone è così pirla che non se ne accorto. Lancia le scatole, coso, Corriere Bartolone, forza. Certo che fare due punti di attracco era troppo difficile, quando abbiamo deciso di espandere il magazzino o altro. No, troppo complicato, Lonino. Ecco, bravo, saluti a casa. Scusi, porti pazienza. E lui c'ha il teletrasporto ogni tanto. Lasciamo stare.
Ah sì, avevo ordinato solo le parti delle auto, non era nulla di che, giusto, giusto. E improvvisamente possiamo rifornire i clienti. Con comunque 400 litri di benzina. Spero che durino un paio di minuti, figlioli. Allora, siamo di giorno, quindi abbiamo tutti i nostri dipendenti completamente operativi. Dopo quest'auto me ne resteranno altre 4. E il level up è letteralmente dietro l'angolo. Sì, e giù soldi da spendere, ma vabbè, lasciamo stare che è meglio. Non c'ho voglia di incocchiarmi. A posto. Aspetta che c'è un cliente all'officina. Signora, porti pazienza che qua devo rifornire tutto io. Altrimenti i ragazzuoli mi battono la fiacca. Aspetta, dove vanno? Ecco qua, batterie per le auto. Segnacale tutte qui, ottimo. Qui invece l'olio per il motore. E questi non li avevo più ricomprati, perché ne avevamo anche troppi. A specchietti, segnacali qui. Ok, facciamocelo bastare che è meglio. John, hai un pathfinding di merda. Non sei Michael Jackson. Questo fa il moonwalking laterale. Ma io vi giuro, quel cretino si blocca tipo dovunque. L'hanno dire programmato di M è un eufemismo. Ok, fatemi rilassare 5 secondi. Sono in ansia totale da quando sono entrato in partita 2 ore e mezza fa. Oh, dipingiamo le pareti. Non voglio sentire squali che arrivano. Quelli dei festini. Non c'è neanche Dennis a romperci le balle. Quel ragazzino di M che mi faceva i graffiti sulle pareti. Quella piccola merdina ambulante che lasciamo stare, che è meglio. Oh, ho scoperto che il tetto, per adesso quantomeno, non lo posso sostituire. E sta cosa mi ha fatto incazzare, che voi non ci avete idea. Continuo a dire che in questo gioco manca il dipendente che rifornisce gli stand, noto ai più come il Giampier Fabrizio. Cioè, all'Onad ne abbiamo anche troppi? No, l'unico vantaggio di sto gioco è che ti basta cliccare sullo stand e le merci si teletrasportano e si piazzano automaticamente sullo scaffale. In maniera super disordinata, cioè da quel punto di vista il Onad gli dà 10 a 0. Oh, mi sa che devo ricontrollare molto presto la pressione dell'acqua. Continuo a dire che non dovete fare contatto visivo con me. Io non faccio mai contatto visivo con i dipendenti o altro. Che stracocchio, non lo so, guarda un'altra parte, guarda il cellulare. Zio Billy, pressione dell'acqua è nella zona arancione, quindi ne approfitto perché devo ancora lavare le ultime auto. Aspetta che, visto che sono in zona, controlliamo anche... vedi, neanche detto. Ecco qua, aggiungi al ripiano. E neanche a farlo apposta, hanno finito adesso. Hanno... leggio windsurf. Questo a cosa serviva? Ah, potevamo mettere le scritte via dicendo sulle pareti? Mi ero completamente dimenticato che esistesse. Ok, abbiamo rifornito anche tutte le barche. Ci mancano 13 auto. E poi manca ovviamente la sfida delle mie cocchio di macchine lavate. Ah, eccoli qua i super mega faccioni, statue e tutte cose che ho comprato prima per una cifra di denaro decisamente eccessiva. Allora, ciuciumanciu e anche calmino, ringraziamo i potenziamenti. Dimmi che ne ho ancora da parte. Sì, ne abbiamo ancora 14 in magazzino. E adesso che lo abbiamo potenziato, ce ne stanno direttamente 8. Fatemi dare un'occhiata a come è migliorato questo posto. Oh, ma che è fatto veramente tanto bene. Scusate, c'è una bella topolina qua dentro. Aspetta, che provo ad andare a rompere i marroni alla tizia. Ah, no, come ho detto, non ha funzionato e lo ammetto, ci sono anche rimasto un pochettino male. Aio, me l'hai rifornita quella barca? Aspetta, ci sono rimasto malissimo. Lo prendo con bussi, veloce. Pedala, razza di imbecille. Spaventano, vi giuro, ho fatto un salto. Ma porca miseria, dicevo, un salto assurdo sulla cadrecca. Aspetta, come al solito. Ma dai, ma basta con sti pesci. Vedi, te li pescano e poi te li buttano a terra. Non lo so, provano a barattare il pesce per ottenere un po' di merce. Questi sono gente troglodita, come ho detto più volte. Ok. Oh, vi dirò sincera verità, i bagni non li ho praticamente mai puliti. E qualcuno potrebbe dire, Lone, effettivamente entrando lo si nota giusto un attimino. Ma vabbè, il tetano in mia difesa c'era anche prima, era incluso nel prezzo. Oddio, è pieno zeppo di monnezza nelle docce. Ma che schifo, ma siete veramente degli schifosi. E voilà. Ah, si è chiusa la tenda quando è entrata la tizia. Perché ho una sbirciata? Non si riesce a sbirciare. Non stavo sbirciando. Scusi signora. Non me l'aspettavo. Il tempo comico è stato assurdamente perfetto. Che poi neanche a farlo apposta, ieri sono venuti i miei genitori, no? E mio padre mi fa, perché ti dovresti comprare un'idropulitrice. Ho guardato come a dir, papà, per favore, mi fai riemergere i traumi del Vietnam dopo tutte le centinaia di ore che ho passato su Power Wash Simulator. Se vedo un'altra idropulitrice, nella vita vera peraltro, mi viene uno stracocchio di attacco di panico, siamo onesti. Mi sa che tipo dobbiamo riordinare tutto, gente, perché qua ho finito la maggior parte
della mercanzia. Ok, questo è a posto. C'è quel lupo qua di lato che ogni tanto mi mette ansia, perché mi sembra un animale, una creatura da sconfiggere, come se fossimo in un survival. Non chiedetemi perché, ma la mia parte survivalista si triggera tantissimo. Sgnacca qua il resto dei gelati. Perché c'è così tanta gente alla pompa di benzina? Che cocchio sta accadendo? Ok, uno lo stai rifornendo? E l'altro che insomma vado a farlo direttamente io. Vabbè che la challenge delle barche l'abbiamo completata, eh. Però sì, un po' di denaro extra non è che mi farebbe schifo. Impossibile raggiungere lo scaffale. Di quale scaffale stai parlando? Non lo so, o gli dà fastidio tipo la pianta? La metto da un'altra parte. Toh, la sgnacchiamo. Parta l'entrata qua. Vediamo se ce la fate adesso. Ho capito perché mi è andato in crisi il tizio. Non c'è la giraffa che ti piace. Ma porca la miseria, ma non è il negozio della giochi preziosi, eh. Senti, io prendo nuovamente 5 di tutto. E chi si è visto si è visto. Gli compriamo la zebra, che poi è la... Ah no, forse era una giraffa, ho detto io zebra. Senti, spendi il denaro, Lorino, ce l'hai. Che te frega, tu compra tutto. Lo piazzi lì volgarmente sugli stand. Se lo comprano bene, se no ciccia. Mi sembrava che avessimo anche finito i gelati. Non guardo neanche più il prezzo. Dovremmo anche mettere un altro stand per le sigarette. E voilà, come siamo messi a magazzino. No, ancora ci sta merce se volessimo comprarne. Quindi, senti, comprami un po' di alcolici a random. E quanto... Porca boiata, $2000. Il mio conto in banca si sta lentamente ma inesorabilmente suicidando. E in attesa che arrivi il corriere Bartolone, vediamo di lavare la penultima auto. Io spero davvero che col prossimo potenziamento blocchiamo l'autolavaggio automatico, perché non c'ho più voglia. Dobbiamo tuttavia ancora rifornire 12... Non so perché con le auto da rifornire siamo veramente tanto indietro. O sono i nostri ragazzuoli che non gli stanno dietro, cioè io non rifornisco quasi mai. Oppure, non lo so, forse arrivano pochi clienti a prescindere rispetto alle barche. Oddio, io i clienti li vedo. Ma c'è il nostro dipendente? No. È la gente che è costretta ad aspettare. Ma dai, ma siete delle M. Ma porca la miseria. Per fortuna che non c'è più il sistema di reputazione, quantomeno sul DLC. E voilà, ottimo. Esimio corriere, eccomi che giungo da te. Perfetto. E sono anche meno scatole del solito. Vi ricordate i tempi d'oro che bisognava aprire il camion? Aprire la porta, aspettare che il camion uscisse. Ah, che dupalle. Richiudere le porte, che c'erano i furtaroli e tutte cose. Aspetta che faccio un salto. Ah! Tutto calcolato, volevo farmi un bagnetto, mi puzzava la scella. Ero sudato. Nina, sei arrivata adesso? Ma Nina, c'hai il culo sporco? Facciamo che non mi pongo questi quesiti. Amici alcolisti, tornate. No, sto per dire all'Onad. Brutta abitudine. Vabbè, dicevo, alla nostra stazione di servizio senza nome specifico, perché vi ho rifornito per bene gli stand. Wow. Non chiediamo neanche i documenti alle persone che entrano, quindi fate voi. Ecco qua. Wow, ci stava direttamente tutto su un unico stand. Meglio così. Da quest'altra parte mi sgnacchi tutti i bambolotti. Vedo che certe funzionalità sono... Vado quanto sono brutti. Dicevo, sono ancora buggate a merda. Senti, tu piazza un po' di tutto qui e ancora più di tutto di qua. Poi intanto sto mouse che si sposta e va a funghi. Non lo so nemmeno io, ragazzi. Ve l'ho detto più volte, sto gioco è buggato come la merda. Gli si vuol bene? Diciamo di sì. Poi voi vi divertite, brutti schifosi, a vedere il telone che smatta come non ci fosse un domani. E comunque sì, vi confermo che sto lavoro a sto punto me lo devo gestire io. I tempi d'oro, se vi ricordate, il dipendente faceva un singolo lavoro. Adesso che gli mettiamo i lavori doppi... Ah, vedo l'ultima auto, aspetta. Dicevo, adesso che hanno i lavori doppi, purtroppo, devono passare sempre dal lavoro principale al lavoro secondario. Mi sa che ci conviene avere un terzo dipendente che ha come lavoro principale il distributore, e casomai gli si assegna anche un lavoro secondario. Così facendo dovremmo poter snellire un po' le rotture di palle. Ah, inoltre, non vorrei dire una minchiata, ma non possiamo avere più di due pompe di benzina, perché le altre due sono quelle delle barche. Quindi tecnicamente andremmo sempre a 4. Cioè, dal mio punto di vista c'era abbastanza spazio per qualunque cosa. Ok, resta solo la challenge delle... No, delle auto, scusate, sì, delle auto da rifornire. E il gioco è fatto. Mio Dio, i potenziamenti io li ho sbloccati tutti. Vero? Perché mi sorge il big dubbiozzo. Sì, c'è tutto, figlioli, c'è popo, ma popo tutto. Aspetta che c'ho i bidoni pieni, mi ero completamente dimenticato. Ma hai fatto cagare in mano, non mi aspettavo di trovarmela davanti. Che dite, spendiamo un po' di dindini per... non lo so nemmeno io. Che tante di queste robe neanche le vediamo tendenzialmente, perché come il villaggio ad esempio sono tutte molto ma molto distanti. Beh, quant'è che costava il granchio lì dove boia finito? $3500?
Cioè è letteralmente un patrimonio di denaro. E io devo anche potenziare la stazione di servizio tra poco. Ok, guadagniamo giusto qualche eurozzo extra e vi sono tutti felici e contenti. Questo granchio, peraltro, un tempo proteggeva l'isola da uno squalo assetato di sangue. Mi sa che lo squalo è ritornato, io la butto là. Arriva, arrivano, ci sono problemi. Oh, va che è arrivato anche il camion della nettezza urbana. Un attimo. Però sì, il carburante sta scendendo troppo rapidamente. Oh, ma non possiamo installare due lucine extra all'esterno? No, vi giuro, la sera è un incubo. Ah, perché mi blocco sempre lì in mezzo? Gironzolare per sto cocchio di posto. Ok, per adesso lasciamo stare le barche. Come ho detto, controlliamo solo che non ci siano clienti in attesa alla pompa di benzina. Me ne mancano 5, è una minchiata, tipo 5 minuti e il gioco è fatto. Perfetto, questo luogo è decisamente molto ma molto più ripulito. Vediamo di guadagnare 150 dollari facili facili con l'autolavaggio. Anche se la challenge l'abbiamo completata. La fregatura qual è? È che in realtà adesso, finché non completiamo la challenge, la successiva serie di challenge non va avanti. Quindi tutti i clienti che serviamo nel frattempo non verranno automaticamente conteggiati fintanto che questa challenge non è terminata. Gran fregatura, ma proprio grande. Ottimo, altri due clienti riforniti di carburante. E ora che è sorto il sole mi posso permettere di comprare il granchio. Fun fact, io devo continuare a cliccare qui sulla freccina, perché se devo arrivare qua sotto devo scorrere prima tutti gli oggetti che ci sono. Voi direte, l'ho mai provato a cliccare lì? Sì, ho provato, non funziona. Yay! Granchio di Vanui, 3500 dollari per una statua di un granchio abnorme. No, adesso la voglio vedere. Wow, ok, grande e grande. E non so se valga i 3500 dollari, ma vabbè, dai, c'è un po' il suo fascino. Ti chiamerò Sebastian in onore della sirenetta. Ayo, ciccia, datti una mossa. Ah, è scattato adesso il turno di giorno. Ok, si perde un po' di tempo nel passaggio dal turno di notte al turno di giorno e viceversa. Cioè, potevate dargli, non so, una mezz'ora o un quarto d'ora di vantaggio. Che ne so, uno finisce un quarto d'ora dopo e l'altro inizia un quarto d'ora prima. Cioè, io la butto là, signore, scusi. C'ha un teschio animale sotto i piedi e lui lì tranquillo come fosse la cosa più normale del mondo. Ah, ottimo, ottimo, ottimo. Ce ne mancano solo tre. Oh, oh, siamo tanto giù di carburante. Porca la miseria. Già occupato da un dipendente. Ah, ok, sta arrivando la lame lì, probabilmente. Brava Chiara, che io intanto ordino ancora più carburante. Ok, è sceso un po' di prezzo, ma non grido al miracolo. Facciamo almeno 400 litri. Che cocchio, costa veramente troppo. Oh, in attesa che arrivi il carburante, io intanto vedo di dipingere sta cocchio di parete. Non mi talpare il pavimento. Aspetta, no, devo dipingere dietro. Io non sposto neanche lo stand. Io dipingo wireless. Fun fact, il nostro magazzino questa volta non può essere dipinto. Ma ai tempi d'oro sì che si poteva dipingere, non sono scemo io. Ciao ciccio, come al solito ti giro la manovella, grazie coso, e mi levo dalle balle. Spostatevi barboni, ci manca l'ultimo dipendente, che è un poliziotto peraltro. Sì, chi è dipende? Cliente? E abbiamo completato l'incarico. Se, non ci credo mai nella vita, finalmente possiamo potenziare. Ok, magari finiamo anche l'altro cliente. La nostra stazione di servizio. Scusi, signorina, porti pazienza. Ho capito che lei è mezza nuda, ma io sono un ometto molto felice. Oh, che spettacolo, figlioli, che spettacolo. Sì, c'è ancora tanta di quella roba da fare che lasciamo stare, va. Scusate, ma perché nessuno sta rifornendo le barche? Ah, già occupato da un dipendente? Vi dico io chi è il dipendente. Dove buia è? Dove buia sei? Vieni qua a dirmi queste cose. Guardate adesso come lui arriverà a destinazione. Vediamo un po', John. Dai, 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 devi deluderci. No, cioè lo scorso episodio pigliavi tutti i percorsi in maniera imbarazzante. O ora hai capito come si va dritto? Lasciamo stare, non c'ho voglia. Non c'ho voglia di incocchiarmi ulteriormente. Facciamo che questo lo rifornisco io e vi sono tutti felici e contenti. Come ho detto, i guadagni sono ottimi. Non mi dovrei decisamente lamentare, ragazzi. E nel prossimo potenziando. Oh, ma che brutto punto d'atterraggio. Mi salvo, mi salvo, mi salvo. Abbiamo rischiato decisamente troppo. Peraltro mi sono accorto che quando ho in mano sto coso c'è l'indicatore. Aspetta, evitiamo di puntare le luci. Ok, vedete che c'è l'indicatore della qualità dell'acqua sopra la pistola lì. Mi sono espresso malissimo, ma avete capito il senso del discorso. C'è l'indicatore dello stato della pompa dell'acqua. Ok, potevo dirla decisamente. Che faccia di merda che c'hai, ma vabbè, dettagli. No, 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 sono curioso di potenziare la stazione di servizio e vedere se riusciremo ad aumentare considerevolmente i nuovi guadagni. Più che altro
voglio costruire nuove casette piccoline in Canada per i nostri dipendenti, così aumentiamo la quantità di gente che lavora alla stazione, che non so neanche quanto li sto pagando quei bastardi. Ciao caro. Però mi sono veramente rotto le palle di far tutto direttamente a mano. E io resto dell'opinione che questa auto-officina funzioni anche senza le parti. Perché allora, sto tizio chiaramente, vedete, dobbiamo cambiargli le ruote. Io non ho ruote da parte, non ci sono pneumatici e tu... Vabbè. Ma... mi prendi per il culo? Cioè, lo mandi via... Ah, signora, lei si è completato male. Oh! Oh, no! Sta cosa non mi è piaciuta, ma proprio per niente. Se non ci sono le parti, lui completa il lavoro. Ovviamente adesso le ruote costano anche troppo. Dicevo, lui completa il lavoro solo con gli oggetti che si ritrova disponibili. Altrimenti sono cavolacci tuoi. No! Ok, tendenzialmente dobbiamo comprare pneumatici. Non me ne frega, mi costerà uno sfacello, $1500. Letteralmente buttati nel cesso. Disse quello che si è fatto installare una statua a forma di gra... vabbè, puoi anche rallentare. A forma di granchio nel retro, ma insomma ci siamo capiti. E lo slerciume è ritornato. Porcaccia la miseria, oh. Perché è troppo difficile prendere il giornale e buttare... Poi pure io che lascio i sacchetti della monnezza dovunque. Apposta? Che voglio conquistare il granchio. Aiou! Ci salgo io sul granchio. Hai fatto anche abbastanza bene, in effetti. Aspetta che non mi compenetro male. Bello, bello, approvato. Cioè, mi mette inquietudine, se devo essere onesto con voi, perché c'hanno quegli occhietti che escono, che mi fanno uno schifo di proporzioni bibliche. No, davvero, devo capire perché ogni cocchio di rifornitore non è che arriva qui e entra. No, fa la strada panoramica, si ferma a bersi un caffettino laggiù al villaggio. Tutti che se la prendono con comodo oggi. Salve, buongiorno. No, non la stavo aspettando, ma proprio minimamente. Ok, sempre bagnato a merda. Ecco fatto, ti puoi crevare dalle balle. E devo anche finire di sistemare il resto delle pareti. Sapete perché non l'ho fatto? Perché in verità, quando noi potenzieremo la stazione di servizio, la stazione si allargherà. E qual è il problema? Il fatto stesso che le pareti che si allargheranno andranno a sostituire quelle che io ho già piazzato, sia per colore che per forma e via dicendo. E quindi virtualmente dovrò rifare... Il tuo cliente è morto. Cazzi suoi. Scusate la franchezza. Ciu manciu, hai rotto le balle? Ma scusi, se lui è un imbecille deve essere colpa mia. Ma porca la miseria. Dicevo, così facendo dovrò rifare le cose 80 volte. Beh, le gomme le ho messe. Le gomme le ho messe. Potevi aspettare 10 secondi. Potevi venirtela a prendere in magazzino. No, non volevo prendere qui. Non vole... Mettilo lì. Aspetta, volevo solo rifornirlo. Non volevo fare altro. Volevo solo che le cose andassero bene nella mia vita per una buona volta. Ecco qua, prenditi anche le batterie. Le batterie. Ok, almeno mi avvisassero. Ehi, pirla, sono finite le parti per le auto. No, pare di chiedere molto, ma vabbè. Figlioli, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Sono... Sei ancora quello tutto sminchiato. Dicevo, sono profondamente traumatizzato, come potete notare. Intanto il gioco mi ha già fatto avviare la prossima serie di sfide, che non penso completeremo per il prossimo episodio, perché sono veramente assurde. Ma come ho detto, con tutti i nuovi potenziamenti forse riusciremo a... Di che lo vuoi? No, ho visto come lo guardavi. Di che vuoi? Lasciamo stare. Dicevo, nei commenti ovviamente allora... Prenderò le peggio denunce. Fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace. O vi schizzo proprio una cifra con la mia grande e grossa idropulitrice. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!